Ciao ragazze, benvenute nel nuovo video. Oggi vi vorrei mostrare telefono. mia madre. Mamma? Sì? Sì, sono a casa. Sì. Va bene, dai, non ti preoccupare. Sì, dai, provvedo io per il pranzo. Ok, scusate, la mia madre al telefono. Sì, ok. Allora, dicevo, settimana scorsa sono stata da IKEA da Maison du Monde e ho acquistato quel mobiletto che è dietro le mie spalle. E quindi oggi ho pensato di mostrarvi non tanto tutti gli articoli che ho comprato, altrimenti sarebbe un altro video haul, ma semplicemente cosa potete trovare in questi due negozietti per personalizzare la stanza o comunque rinnovarle, quindi delle idee che possono essere economiche e simpatiche per dare quel tocco personale o comunque nuovo e fresco alla vostra camera. E quindi adesso io, senza farvi venire mal di testa, spero di riuscire a fare delle riprese decenti. Vi mostro come ho organizzato quindi il mobile e poi vi mostro altri dettagli che effettivamente hanno dato un nuovo stile alla mia stanza e mi piace molto, anche mia madre è rimasta molto soddisfatta degli acquisti che ho fatto, quindi senza dilungarmi in chiacchiere ve li mostro subito. Ok ragazze, spero di aver inquadrato bene. Vabbè. Comunque questo è un mobiletto, una cassettiera, ci sono appunto tre cassetti, il nome non me lo ricordo e mi è piaciuta tanto perché avevo bisogno di una cassettiera dove mettere tutte le magliettine, poi vi faccio vedere bene come ho organizzato almeno il primo cassetto perché poi il secondo e il terzo ci sono soltanto le mie felpe, le mie magliettine. E allora io ero indecisa se acquistare questo a tre cassetti oppure quello un po' più grande con un cassetto in più. E alla fine abbiamo optato per questo perché quello con quattro cassetti in macchina di Alessio non c'entrava. E per fortuna perché sarebbe stato troppo grande, troppo alto da mettere qui in stanza. Quindi in questo ringrazio Ale perché è stato un ottimo consigliere. E ti dice consigliere? Sì, vabbè, mi ha consigliato bene, insomma. E quindi niente, non è costato molto. Il nome non me lo ricordo, magari se mi viene in mente poi ve lo metto nell'info box. Allora, come ho organizzato il tutto? Innanzitutto il tocco di colore, è proprio l'elemento jolly, secondo me, è questa scatola acquistata da Maison du Monde. Che ha questo stile molto geometrico, questa fantasia nordica, insomma, a me piace un sacco. Questa scatola l'ho pagata 7-8 euro, non ricordo, e c'è anche di una dimensione più grande che costa anche un pochino di più. Mi piace perché è uno stile nuovo, e ne sto iniziando a vedere adesso, diciamo, di queste stampe qui, questi accessori per la casa in giro, soprattutto su Instagram. Allora, dicevo, è molto grande, all'interno ha praticamente questa colorazione tipo verde acido. Io non so ancora come utilizzarla, però all'interno per adesso ci ho messo, beh, la spazzola che uso ogni giorno e qualche prodotto beauty che insomma devo ancora provare. Però da tenere qui su questa cassettiera mi piace tantissimo. Poi, sempre per rimanere in tema Maison du Monde, ho comprato e come vedete ho sistemato tutti i prodottini che di solito utilizzo di più, quindi la crema per il viso, contorno occhi, crema per le mani, insomma, eccetera, eccetera. Sempre per rimanere sullo stesso genere, abbiamo anche qui delle fantasie, questa fantasia geometrica. In modo particolare io ho scelto questa qui con questi triangolini grigi, mi piace moltissimo, questo è un piattino
che costa intorno alle 4 euro. Lo trovate anche di due dimensioni, quindi una media e una più grande. Se non mi sbaglio, la media dovrebbe essere sui toni del giallo e la più grande invece dei toni del celeste. Insomma, io per il momento la sto utilizzando qui, mi piace molto avere in ordine, vabbè, poi sistemo tutte le cremine che di solito utilizzo di più. Poi da Ikea ho acquistato invece questi portacandele che vi mostro. Io in realtà li uso per metterci i bijou, diciamo, le cosine che utilizzo ogni giorno, quindi gli anelli, gli orecchini. Qui vabbè c'è il sacchettino Tiffany, quindi ho altri. Insomma, sempre collana. Un'altra collana, insomma, tengo tutte le mie cosine qui in modo tale da non perdere, non tenerle in giro per la stanza perché rischio sempre di dimenticarmi dove le metto e quindi perderle. Farò vedere come ho sistemato il primo cassetto. Allora, non so se si vede bene dalla camera, comunque i cassetti sono molto molto profondi e questa cosa mi piace tantissimo perché ci entrano tantissime maglie, tantissime, tantissime cose. Quindi in questa parte ho sistemato alcune magliettine, diciamo sono un po' quasi primaverili, spero di poterle indossare presto. Mi sposto io, ok. E qui, non so se si vede. Non ho idea di quello che sto facendo. Comunque, ok, allora ci sono, ce l'ho fatta. Allora, queste qui, dicevo, sono due scatoline di un kit che trovate da Ikea in cui ho sistemato tutte le mie 350 miliardi di collane. Allora, lo trovate adesso in store, costa sulle 7 euro più o meno e sono appunto tre dimensioni. Quindi questa qui è la media, poi trovate la più grande e poi infine c'è una piccolina. E insomma sono molto comode per sistemare tutte le cosine all'interno dei cassetti. Io nei miei ho avuto difficoltà a sistemarle perché i miei cassetti in realtà non sono così tanto profondi come questi di Ikea. Quindi per il momento li sto tenendo qui e ho tutte le mie collane appunto. Allora, spostandoci invece verso il letto, vi mostro cosa mi sono inventata per dare appunto un mio tocco personale e appunto nuovo alla stanza. Allora, mi avvicino io magari, non so se verrò inquadrata. Comunque, queste qui sono le due classiche cornici bianche di Ikea che io ho pagato 2 euro l'una. In realtà l'idea era quella di stampare delle foto che io e Ale abbiamo scattato durante i nostri viaggi, quindi di solito quando partiamo ci divertiamo parecchio a scattare fotografie. Però non avevo tempo per andare dal fotografo, scegliere le foto, modificarle, eccetera, eccetera, e volevo sistemare subito questa parete. Quindi, utilizzando una semplice applicazione dell'iPhone, sono riuscita a creare queste stampe qui. Mi piacciono tantissimo, le avevo viste già in diversi negozietti Etsy, soprattutto vengono vendute da ragazze magari che non sono proprio italiane, quindi che abitano a Londra, addirittura sono americane. Però volevo un'idea simpatica da realizzare in pochissimo tempo, soprattutto economica, e quindi loro sono state il giusto compromesso a queste, diciamo, mie esigenze. E se vi interessa sapere come se vi interessa sapere come le ho realizzate, fatemelo sapere così vedo di girare un video nel quale appunto vi spiego come si possono fare. E poi il tocco, appunto, sempre per rimanere in tema stile geometrico, che ormai avete capito, mi piace molto, ho acquistato da Maison New Monde questa federa, e sempre appunto di questa fantasia qui, su toni del grigio, come il pettino che vi ho mostrato prima. L'ho pagata intorno alle 8-9 euro, non ricordo. Comunque è disponibile anche in altri colori. E anche se non mi sbaglio, la Coin in autunno aveva fatto una linea simile di cuscini. Comunque mi piace tanto e può sembrare una banalità, però cambiare un quadro o cambiare la federa di un cuscino
rende la stanza completamente differente, senza stravolgere del tutto, regala un tocco nuovo e anche abbastanza economico, perché alla fine una cornice del genere costa 2 euro. L'app che ho utilizzato è gratis, è gratuita, quindi ce l'ho soltanto insomma, immaginata, ideata e poi l'ho stampata al computer, quindi davvero roba di 5 minuti e sono riuscita a dare uno stile nuovo, fresco alla mia stanza. Allora ragazze, il video è finito, spero vi sia piaciuto o comunque vi sia stato di ispirazione. Non so se questi video, cioè video di questi generi possono appunto interessarvi, comunque io ero ansiosa di mostrarvi soltanto alcuni degli acquisti, non ve li ho fatti vedere tutti. Magari poi, non so se vi interessa sapere proprio tutto, tutto, tutto quello che ho acquistato, fatemelo sapere. Io continuo a ricordarvi il giveaway, per partecipare dovete iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto il primo video, mi raccomando. E io non adesso, ma qualche giorno prima della chiusura del giveaway, vi assegnerò i numeri. Il giveaway terminerà il 28 di febbraio. Inoltre volevo ringraziarvi tutte, ragazze siete davvero carinissime, mi arrivano i vostri messaggi e mi fa un piacere immenso leggerli perché per me è tutto nuovo, ancora non mi capacito di essere riuscita a prendere il coraggio e buttarmi in questa nuova avventura. Quindi veramente vi ringrazio di cuore una ad una perché mi date tanta gioia e poi la giusta carica per mettermi qui e girare i video. Io vi mando un bacio, alla prossima!